La piccola Maria, appena 2 anni, gioca con il nostro microfono. Un piccolo svago dopo le oltre 20 ore di viaggio dal centro di accoglienza di Varsavia fino a Livorno, grazie al trasporto umanitario organizzato da Autolinee Toscane. Accanto a lei, la sorella di 4 anni, esamina i regali che i volontari le hanno donato. Non sa e non può sapere che in quelle borse c'è tutto quello che mamma Caterina è riuscita a salvare scappando dalla guerra. Upala bombava dvor, È cascata vceta. una bomba in casa dei vicini. E razorvala sabaku. Il cane, tutti gli animali che c'erano lì, tutti И morti, у людей, понятно, gente. там вылетели окна, двери из дома. Sono andati via finestre, porte di case. Caterina è ostetrica, il marito è rimasto in patria, lui, anche medico, a curare i soldati ucraini feriti negli scontri sulla linea del fronte di Zaporizhia, nei pressi della centrale nucleare conquistata dall'esercito russo. Per loro ora si apre un nuovo capitolo, lontano dalle sirene e dalle bombe, ma difficilmente lontano dalla guerra. Возле Кривого Рога тоже идут бои. Привезли 52 украинских раненых солдата. Sì, altra cosa. Suo marito è dottore, come chi? Ortopedico. Ortopedico. Dice, ieri hanno portato 52 soldati feriti, i nostri ucraini, lì in ospedale. Casino, anche lì adesso è arrivata a guerra, diciamo. Da. Sì. Lui è rimasto Мы lì. выехали втроем, я и мои дети. Lei è riuscita a uscire con lei e 2 figli, figlia più piccola e l'altra figlia, eccola lì. Poi loro stavano a centro accoglienza a Varsavia, riusciti ad arrivare lì, da dove abbiamo preso noi.